Benvenuti, benvenuti e buonasera. Vi vado subito a presentare l'ospite di quest'oggi che è il dottor Francesco Riva. Benvenuto, anzi, bentornato, dottore. Grazie molto, grazie a voi. Presidente della Biomatch Oral. Insieme a lei, dottore, noi vogliamo parlare di questa grande innovazione tecnologica in campo odontoiatrico. e Ci sono tantissime novità. Lei, che questa sera, è stato anche gentilissimo, che ha portato delle attrezzature così molto sofisticate, e che poi vedremo, vedremo il loro funzionamento. Che, eh, quello che riescono a fare. Io inizierei proprio da un, un discorso prettamente estetico, anche perché in primavera d'altra parte eh, si pensa sempre a rimettersi un po' a nuovo, no? eh, ci si mette a dieta, si curano tutti i particolari e anche il momento di, di guardare l'aspetto dei denti. Molte persone non sono soddisfatte della loro dentatura perché o perché hanno una dentatura un po' troppo ingiallita o perché i denti non sono regolari. Oggi che cosa? Possiamo fare per questo tipo di problema? Beh, per il colore si possono tranquillamente con sistemi sbiancanti a livello professionale fare una bella, sicuramente un bel aspetto dei denti lucenti, togliere quelle macchie di nicotina e quei colori profondi. Per quanto riguarda l'estetica vera e propria del dente, oggi è possibile ricostruire anche dei denti eh, di un aspetto non perfetto. Eh, per dei traumi, fratture o otturazioni malfatte e quindi fare o delle corone integrali o delle faccette quando c'è un tessuto di sostegno sufficiente. Per Ma cui... questo anche su un, un dente, una persona che nasce con dei denti che mh, cioè, non è soddisfatto della propria dentatura o perché è troppo piccoli o perché appunto un po' storti, così si può intervenire anche in questo senso? Assolutamente sì, prima di tutto se è possibile fare un'ortodonzia, e dove arrivare, mettere a posto senza dover toccare l'elemento dentale, questo lo suggerisco. Quando invece ci sono dei denti che sono anche malformati o malposti, si può per motivi estetici ricostruirli. Anche okay. nella stessa seduta in cui ci si lavora. Ecco, questo è quello che andremo a vedere tra poco. Io però sono interessata particolarmente a queste faccette perché so che un po' tutti quanti nel mondo dello spettacolo ne fanno, ne fanno uso, no? Hanno delle dentature perfette, svegliamo appunto il loro segreto. Sì, sono, è possibile intervenire senza consumare troppo il dente perché ormai gli spessori sono minimi di quello che noi andiamo ad apporre sopra il dente e quindi è possibile programmare anche l'estetica, ovvero eh, sia in maniera artigianale e sia a livello computerizzato si possono far mostrare al paziente come i denti verranno dopo l'intervento ed eventualmente modificarli se non piacciono, certo. perché alcuni vogliono i denti completamente dritti, alcuni vogliono averli un po' mossi anche perché danno un po' di movimento, quindi mm -hmm. si può col computer oggi mostrare varie soluzioni. Quale eh? sarà quello poi il risultato? In modo da non avere sorprese, perché eh. a volte una persona immagina chissà che poi al momento appunto della realizzazione del lavoro il risultato insomma non era quello desiderato. Assolutamente sì, anche nella chirurgia ortetica ormai bisogna programmare come verrà il risultato, quindi ci sono varie soluzioni partendo da cose più importanti. Voi sapete di questo grosso trapianto di faccia che è stato fatto in questi giorni esatto. e quello è stato tutto creato al computer prima, per cui i chirurghi hanno dovuto solo innestare l'osso dopo che era stato sagomato nella parte mancante. Quindi partendo da cose più grosse, anche l'odontoiatria ha preso quelle che sono le evoluzioni. Certo, certo, e quindi si può fare veramente tanto, ecco, Molto. è tutto computerizzato. Vogliamo spiegare, lei ha portato delle attrezzature, vogliamo spiegare di che cosa si tratta? Sì, allora questa sera eh, ho portato eh, questa apparecchiatura CAD-CAM che è un'apparecchiatura che ha una specie di telecamera che acquisisce le immagini, queste immagini del dente modificato viene mandato a un computer, col computer si programma la ricostruzione del dente e automaticamente una macchina che è presente nello studio, senza fili, riceve l'impulso e nel giro di 20-30 minuti fa una protesi o una faccetta, per cui è possibile dal momento che si è limato il dente fare anche la protesi senza prendere impronte con materiali che a volte sono anche... Fastidiosi. Quindi ricapitoliamo, un po' di fantascienza mi è sembrato, anche perché eh, io credo che la maggior parte delle persone che ci stanno anche vedendo sono rimaste un po' a come si faceva una volta, no? cioè, una persona aveva un paziente aveva un problema al dente, si recava nello studio dentistico, veniva preso l'impronta e veniva mandata a casa. Poi doveva tornare, eh, veniva messo il dente provvisorio, passavano altri mesi. Più o meno quanti mesi passavano prima dell'impianto vero e proprio? Diciamo che nel giro di un mese e mezzo oggi si può fare tutto. No, no, dico nella no, diciamo no, medicina o dontoiatria no, no. tradizionale. No, no, un mese e mezzo si riusciva a fare la corona ah, e ecco, Adesso si fa in una giornata. Ecco, quindi questa è la grossa, la grossa differenza con dei risultati credo anche migliori. No, eh, sono dei risultati che sono fatti al computer il clinico li condivide e può modificare quello che il computer ha fatto. Certo. Dopodiché se eh, il paziente non è contento è sempre una protesi che può essere rimodificata senza altre impronte, si può variare il colore, si può variare l'aspetto, quindi è anche da condividerla assieme al paziente. Beh, è questo è un grosso passo avanti. Assolutamente sì. Perché il paziente diventa protagonista un po' di quello che accade nella propria bocca, può scegliere insomma, qual è la soluzione migliore per lui. Chiaramente, sempre seguita da, dallo specialista. Assolutamente. Ecco, quindi, lei diceva che attraverso questa strumentazione, a parte sì. gli impianti veri e propri, è possibile anche ricostruire le famose faccette delle quali parlavamo poco sì. fa. Esattamente, perché sempre è un'acquisizione di un qualcosa fatto sul dente: quindi, può essere fatta una corona o una faccetta. La faccetta è molto più semplice rispetto a una corona e parte tutto da eh, un blocchetto di materiale che può essere zirconia o altro tipo ecco di materiale. Che lo stiamo vedendo. un tipo di materiale che si può scegliere, si sceglie il colore, la varietà del colore è insita all'interno all e una volta che si dà il colore la macchina va a tagliare quel pezzettino di materiale col colore che uno è stato chiesto. Chiaramente possiamo dire che le scritte non vengono sul dente. Eh? Assolutamente no, <ride> non siamo in grado di farlo che vogliamo. Ecco, eh, ma per quanto riguarda sempre le faccette, queste che danno come risultato un sorriso splendente e perfetto, una volta io eh, sapevo che addirittura eh, anche lì la procedura era abbastanza lunga perché questa impronta veniva mandata all'estero, addirittura poi bisognava aspettare l'arrivo delle famose faccette, quindi con dei costi esorbitan esorbitanti. Dei costi e dei tempi che eh, tante persone non accettavano, è chiaro certo. che una persona fa questo tipo di lavoro per avere un effetto estetico eh, immediato, eh, non può pensare di stare con una faccetta provvisoria per tanti giorni, magari un colore non perfetto, quindi è, è chiaro, chiaro che qui stiamo parlando di estetica, non solo di funzione, per cui certo. queste apparecchiature permettono di avere una performance notevole, insomma.